Spinta dal vento in poppa dei sondaggi, Giorgia Meloni è arrivata a Termoli per un bagno di folla di militanti e cittadini che si sono stretti attorno al leader e ai candidati di quello che è accreditato come primo partito italiano. Qualora scattasse l'opzione Meloni primo ministro, il tema di attualità, quello più scottante e drammatico, rimarrebbe a ottobre quello che in questi giorni di fine estate è sulla bocca di tutti, il caro bollette che rischia di disintegrare letteralmente famiglie e imprese. A differenza di Matteo Salvini, alleato nella coalizione di centrodestra, per Meloni il tema dello scostamento di bilancio è un'estrema ratio. Ci sono altre strade da battere, dice. Secondo me lo scostamento di bilancio, ulteriore debito per questa nazione, deve essere l'ultima ratio. E torno su quello che dicevo. Noi siamo la nazione dell'Europa occidentale che si è indebitata già di più con i soldi del PNRR. Ora abbiamo quelle risorse che in teoria sono destinate a fare altro prioritariamente, perché per l'energia c'era molto poco. Io dico che le priorità sono cambiate e che la prima cosa che noi dovremmo fare è rivedere quelle priorità e usare i soldi che già abbiamo usato a debito o che già, per i quali già ci siamo indebitati, per concentrarci sulla priorità delle bollette. Dopodiché un'altra cosa banale che si può fare e che può fare l'Italia e su cui io sono disposta, sto lavorando al documento, ad andare in Parlamento domani per approvarla, è dividere il costo dell'elettricità da quello del gas. Perché noi abbiamo questa convenzione che quando nacque, diciamo, serviva perché il gas costava di meno, di legare tutto il costo delle fonti energetiche al gas, ma oggi che il gas sta a 700 e le rinnovabili stanno a 100, a te non conviene più legarlo, slegalo, perché la stessa bolletta, se è fatta per il 50% da termoelettrico e per il 50% da fonti rinnovabili, a te non costa più 700, ti costa 400. Altro tema dell'offerta politica di Giorgia Meloni è quello del superamento del reddito di cittadinanza. Vanno aiutati, dice, solo coloro che sono effettivamente in difficoltà, eliminando paradossi a danno di chi è veramente in condizioni disagiate. Uno Stato giusto, come ho spiegato mille volte, non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo, perché finisce per impattare sul più debole. Paradosso oggi in Italia che un ragazzo in ottima salute di 25 anni può arrivare a prendere fino a 780 euro e un disabile prende una pensione di invalidità di 270 euro. Che cosa fa uno Stato giusto? Uno Stato giusto distingue l'assistenza, e quindi su questo c'è la proposta di Fratelli d'Italia per aiutare chi non può lavorare ad avere ovviamente delle forme di sostentamento, ma per chi può lavorare io credo che sia molto più utile prendere le stesse risorse e darle alle aziende per assumerli. In mattinata si era diffusa una notizia su un possibile insediamento nucleare a Termoli. A rivelare la notizia il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, che ha parlato di una mappa di insediamenti predisposti dal centrodestra. Una notizia destituita di fondamento, tagliacorto Giorgia Meloni.